presento gli ultimi due acquisti. E veramente lui si è già presentato domenica scorsa. Anzi, si è presentato pure mercoledì prima, che ci ha fatto un grande favore sul blog della sicurezza, Vincenzo Alfiero. E Roberto Tagliento, che io non lo conosco, ma mi dicono che è un portiere molto forte che va a rinforzare ulteriormente la rosa dei portieri. Quindi sono molto contento di questi due arrivi e lascerò la parola a loro, poi penso che già li conosciate. Lascio la parola a voi, fate le domande che volete. Partiamo da Tagliento. Ci dicono che sia nato tutto in breve tempo, perché sappiamo che ha avuto problemi di infortuni, poi tu Bertarelli sono usciti. Mi ha chiamato precisamente martedì scorso, martedì pomeriggio, parlandomi comunque di questa possibilità, perché io comunque un po' anche sbigottito, perché preso dall'oggi al domani, dico va bene, vengo, quando poi mi è stato detto vieni domani che bisogna andare in panchina perché non c'è praticamente nessuno, c'era solo Desjardins e basta. E vabbè, l'ho colta al volo questa opportunità, sono arrivato qui mercoledì mattina, purtroppo non sono potuto andare in panchina per problemi burocratici, tempistici, però era festa, non abbiamo fatto in tempo a tesserare tutto qua. Dove eri? Eri fermo tu? Sì, sono rimasto svincolato dopo la stagione scorsa a Monopoli, rimasto svincolato 6 mesi. Come la affronti questa stagione? Cioè, sarete in tanti poi quando rientrano gli altri, cioè tu quali ambizioni ti poni? Io sono venuto qui prima di tutto per dare una mano in un momento di estrema necessità, perché comunque con due infortunati in primis è quello il mio obiettivo, dare una mano alla squadra se e quando è chiamato in causa, che comunque si arriva in una squadra, in un gruppo già affiatato, sta facendo bene. E l'importante è che tutti andiamo avanti con un solo obiettivo, che è quello di vincere, a prescindere che si giochi o no. Ma poi, come dice Marchionni, cioè le opportunità ci sono per tutti, perché lui se la giocherà sul campo, sugli allenamenti, e Marchionni vedrà chi sta più in forma e gioca. Insomma, il concetto è quello. Quindi lui se la gioca alla grande. Che impatto hai avuto con questo gruppo? L'hai parzialmente detto che è un gruppo affiatato? No, è un grande gruppo. Conoscevo già Marco Capano, quindi comunque viene anche un minimo più facile integrarsi. Però no, come ho detto prima, è un gruppo affiatato, un gruppo di bravi ragazzi, cioè il giusto mix tra comunque gente d'esperienza e ragazzi giovani. Sono sicuro che è un gruppo che fa la strada e con cui ci toglieremo grosse soddisfazioni. Tu dove abiti? Dove vivi? Io in provincia di Milano, Cinisello Bassano. Ah, invece in provincia. Quindi viaggerai? Sì. Come hai visto il Novara da fuori? Non so se l'hai seguito in questi mesi o... Purtroppo per forze di cose, sinceramente il calcio a livello di allenamenti continuava, però cercavo in tutto e per tutto di comunque concentrarmi su altro, perché alla fine sai, sei fermo. E cosa hai fatto in questi sei mesi? Mi sono dovuto arrangiare con qualche lavoretto settimanale, però alla fine mi allenavo con la squadra di paese. Non mi sono mai fermato sotto quel punto di vista, però ho cercato sempre di distaccarmi sotto il punto di vista calcistico quando arrivava l'opportunità di rientrare al 100%. Hai temuto anche di dover chiudere col calcio oppure no? No, ho temuto di chiudere col calcio, no, sinceramente no. Intendo dire ovviamente col calcio a certi livelli, ovviamente. No? Ma sincero no, il pensiero che comunque arrivi quella possibilità c'è sempre, però c'è sempre il dubbio. E sinceramente Novara non la vedo come un scendere di categoria, se proprio la devo dire tutta, quindi tutto qua. No, ripeto, no, sincero, non ho avuto paura.
Grazie. Grazie a voi. Mille. Passiamo a Vincenzo. Ciao, buongiorno, ti sei presentato bene, diciamo che poi si vede, sei entrato subito nel meccanismo oppure no, come è stato l'impatto? L'impatto è stato molto positivo, uno perché abbiamo vinto e due perché sono riuscito a realizzare un gol che ha portato la squadra in vantaggio e poi appunto è arrivata la vittoria, 3 punti, che è la cosa fondamentale. L'occasione della vita? Per me sì, anche perché io ho 28 anni, quindi non voglio dire che è l'ultima occasione, ma praticamente è così, nel senso che poi una piazza importante, io l'avevo affrontata già l'avversario alla 5ª giornata, quindi ero già venuto qua tra tifosi, stadio, direi che è la mia ultima occasione, devo essere bravo a sfruttarlo. Com'è nata questa, e quando soprattutto sei stato contattato dal presidente o dal... Ma in realtà era capitato quasi 20 giorni fa, poi verso i primi giorni di dicembre sono stato contattato ancora dal Novara e da lì ho parlato subito alla società Bra, dove ero prima, esprimendo la volontà di venire qua, ovviamente dicendo che appunto è un'occasione troppo importante per me, e loro per fortuna l'hanno capito e mi hanno messo nelle condizioni di poter trasferirmi. Comunque a Bra sei stato, cioè ha lasciato un bellissimo ricordo, mi pare di aver letto i saluti anche. Sì, sono molto contento. Ma questo depone, diciamo, cioè sei un ragazzo che vuol farsi apprezzare dove gioca. No, sono contento perché in pochi mesi, in 4 mesi, sono riuscito a realizzare un qualcosa di importante a Bra, non solo dentro il rettangolo verde, ma anche fuori dal campo. Come ha detto lei, ha letto un po' di post sui social, molto positivi. Ovviamente i risultati sul campo aiutano molto, però anche ho lasciato un bel ricordo anche fuori dal campo e sono molto contento. Può anche cambiare vita improvvisamente, perché ne parlavo col collega prima, avevo un lavoro e adesso diventa il calcio per i prossimi mesi prevalente, diciamo. Sì, appunto, col fatto che ho avuto questa opportunità importante, ho deciso di dedicarmi solo a questo, come è giusto che sia. Sono in una realtà di professionistici e quindi mi devo comportare anch'io come tale. Anche qui devo ringraziare, come ho ringraziato prima il Bra, l'azienda dove ho lavorato fino a poche settimane fa, che mi ha messo nelle condizioni di poterlo fare. Ho chiesto un'aspettativa e per fortuna me l'hanno concessa, hanno capito anche loro che era un'opportunità troppo importante per me. Dopo un periodo così di difficoltà per quanto riguarda la pandemia, il Covid, non è semplice trovare un'azienda che ti possa dare questa possibilità. Per fortuna me l'hanno data e sono contento. Sicuramente anche lì, in questi 9 anni, devo aver lasciato qualcosa di importante anche a loro, e quindi mi hanno concesso questa possibilità qua. Senti un po', ma come mai uno come Alfiero, uno come Vutai, che fanno valanghe di gol, si trovano ancora in 4ª categoria, secondo te? Sicuramente perché qualcosa ci manca, nel senso che negli anni evidentemente non ho dato qualcosina in più per poter salire di categoria. Ora mi sento maturo come giocatore, come persona, per poter dare qualcosa in più che magari prima non sono riuscito a dare. No, nel senso che molte società anche di certi livelli vanno ad acquistare attaccanti, giocatori all'estero, magari si restano un'occhiata anche nelle categorie inferiori, no? Però io penso che ognuno ha quel che si merita, quindi evidentemente... detto sempre. Evidentemente non sono riuscito a dare qualcosa per poter andare da altre parti. Tu praticamente hai sempre giocato in Piemonte. Eh sì, perché io avendo un lavoro, io lavorando dalle 6 alle 14, quindi 8 ore, avevo la possibilità solo di, allenandomi alle 15, di stare in Piemonte.
solo un anno mi sono trasferito a Milano alla Prosesto, dove ho chiesto un trasferimento perché c'era la mia azienda anche lì. Ma te la vuoi giocare anche in ottica, come tutti speriamo, professionisti? Sì, se no non sarei venuto qua. Non sono venuto qua sicuramente per star 6 mesi. Nel senso che spero di contribuire a vincere il campionato per poi rimanere qua, anche perché, come ha detto prima Taliento, questa società qua non c'entra niente con questa categoria. Senti, tu pensi che possa esserci a un certo punto un po' di stimolare un po' di concorrenza interna fra te e Voltaire? O decidete o pensate di poter giocare sempre insieme? Ma sicuramente non è una cosa che decido io, nel senso che io mi metto a disposizione e poi ovviamente è il mister che prende le sue decisioni. Abbiamo caratteristiche diverse, secondo me possiamo darci una mano uno con l'altro, e anche domenica in alcune situazioni si è verificato. Ho cercato in due situazioni di poter far fare gol a Butai, poi non c'è stata la possibilità, nel senso che l'azione è andata come è andata, però comunque ci cerchiamo, sicuramente non c'è rivalità. Siamo qua entrambi per dare il contributo per vincere il campionato. Invece il primo impatto con Gonzalez, cioè immagino che non hai mai giocato con un giocatore di questo talento. No. Se ne rendi conto già in allenamento che ha un... Sì, certo, non c'entra niente, ma neanche con la categoria superiore. Ma quello che mi ha colpito di più, oltre alle caratteristiche calcistiche che tutti conosciamo, è proprio la persona, l'umiltà della persona. Subito è venuto a chiedermi, a parlarmi, a darmi dei consigli. Questa è una cosa che mi ha anche agevolato molto. Ma ecco, dovremmo imparare a conoscerti ovviamente, per quello che abbiamo visto. Ma quali sono secondo te le caratteristiche che ti differenziano da... Ma lui è un attaccante molto forte, attaccare la profondità. A me piace molto venire incontro, scaricare e attaccarla dopo la profondità. Quindi secondo me, giocando a due, possiamo essere importanti entrambi per la squadra. E poi comunque è normale che quando ne hai due all'interno dell'area di rigore che fanno gol, è più semplice anche per la squadra mettere le condizioni. Marcano di più uno e si libera l'altro. Sì, anche.